Ho già spiegato all'inizio che è importantissimo, fondamentale, costruirsi un portafoglio, un paniere di titoli, di pochi titoli buoni dal punto di vista qualitativo e dei fondamentali, buoni dal punto di vista strutturale e dal punto di vista grafico. Per esempio io non faccio mai titoli piccoli o sottili, per esempio non ho mai fatto una 2A, non ho mai fatto neanche una Tiscali, non ho mai fatto una 7 pagine gialle. Quindi un primo principio importante per costruirsi un ottimo portafoglio, quindi sempre per il discorso di riferente al money management, è quello di andare su titoli che hanno una non solo valenza storica dal punto di vista grafico, ma anche dal punto di vista qualitativo. Allora, mi spiace che inserendo la mia quick trade su un computer nuovo, la quick trade azzera i parametri che io setto, perché qualcuno altrimenti potrebbe verificare che io come portafoglio e quindi come titoli in visione continua ne ho soltanto 5. Io guardo sempre Enel, guardo sempre Eni, Generali, Intesa San Paolo, e guardo anche Prismian e Mediaset, 5-6 titoli massimo, più faccio il nostro futures. Lo faccio in versione mini però, perché lanciando segnali operativi per l'utenza, naturalmente sono costretto a fare il futures in versione mini. Un utente può avere 10-20 mila euro e quindi non riesce a gestire bene un futures che ha un costo molto più alto, mentre riesce a gestire per il meglio un mini che ha una gestione molto inferiore per le entrate come capitale e si riesce ad acquistare ovviamente con più pezzi. Che cosa intendo con più pezzi? Ho già detto prima, riprendiamo il discorso, che un ottimo money management ti porta ad avere una gestione del portafoglio tale che l'ingresso su uno strumento non deve essere mai per il 100% del capitale dedicato a quello strumento. Quindi se io ho un portafoglio per esempio di 50.000 euro, che è il classico portafoglio che quasi tutti i trader più o meno adoperano per fare trading online, meno male, è una media, qualcuno poi ne ha 20, qualcuno ne ha molti di più, ma diciamo 50.000 euro, cos'è che dovrò fare io? Dovrò cercare di trovare i miei titoli sui quali posso fare le mie operazioni. E quindi quali saranno questi titoli? Su quei 5-6 che ho citato si potranno scegliere per esempio la Generali, l'Intesa San Paolo e la Eni. Ho scelto 3 titoli differenti, per volatilità differenti, ma tutti e 3 qualitativi. Il più volatile dei 3 è ovviamente Intesa San Paolo, il meno volatile dei 3 è ovviamente Eni e poi c'è la Generali Assicurazione. Dopodiché uno può fare anche il mini e quindi gestire il proprio patrimonio suddividendolo su questi 4 strumenti, 3 titoli e il mini. Come fare? Ad esempio, se uno ha questo portafoglio, può dire, strutturo 10.000 euro e li dedico su Generali Assicurazioni, saranno il mio 100% su Generali Assicurazioni, 10.000 euro li dedico ad Intesa San Paolo e saranno il mio 100% su Intesa San Paolo, 10.000 euro li dedico ad Eni e saranno il mio 100% su Eni, e poi il mio 100% saranno alla fine 10 mini, che equivalgono a 20.000 euro totali, quindi totale complessivo 50.000 euro. Un investitore cosciente non apre mai più posizioni su titoli magari uguali. Per esempio io, se acquisterò un'Intesa San Paolo, non mi sognerò mai di acquistare una Generale Assicurazione, perché naturalmente Generale Assicurazione, essendo un titolo finanziario, non ha la stessa volatilità di Intesa, ma è abbastanza parificato in termini di visione grafica. Quindi se io acquisto un titolo che sta per scendere, e chiaramente non posso andare su due strumenti identici, ma devo andare su due strumenti differenti, tale che uno possa dare una sorta di copertura, prima parlavamo di coperture, sull'altro. Quindi se ad esempio, se fermo restando il fatto, ricordatevi che esiste lo stop loss. Quindi se io acquisto un'Intesa San Paolo 1,75 e ho 1,74 come stop, perché poi mi va a 1,70, non devo intestardirmi ad entrare anche solo col 20% in Intesa quando so che poi, avendo bucato il supporto, se ne va a 1,70. Allora qualcuno mi chiederà, ma cosa serve allora questa gestione? Serve perché su livelli che i titoli possono raggiungere nel corso della loro storia, non si deve per forza entrare con il 100% appunto del capitale. Se si raggiunge un livello forte, oppure a rialzo o a ribasso che sia, è chiaro che uno entrerà con un capitale maggiore. Ho fatto prima l'esempio su Intesa San Paolo e ho fatto vedere come l'area 1,65 aspettate che lo trovo. Thank you.
Codato su generale, scusa. Scusa, una domanda, questi livelli li fa automatico? Questi livelli di... Fiora? Sì. Questi livelli rossi e gialli li disegna automaticamente la piattaforma? Assolutamente no, sono prezzi che io vado a ricercarmi guardando la storia del titolo. Dai. Guarda, lo facciamo insieme, costruiamo insieme un livello, ok? Adesso io vi faccio capire, ovviamente con il piccolo tempo che ho a disposizione, come si costruiscono i livelli fondamentali sui titoli. Prendiamo un grafico del genere. Intanto vediamo che io all'interno di questo grafico ho inserito una media mobile a 200 giorni. Qua è sbagliata perché logicamente adesso stavamo parlando di un grafico 15 minuti, adesso invece io l'ho piazzato ad un day. Quindi un day max significa che guardo un periodo di tempo molto, molto superiore, ovvero sia dal 2006 in questo caso. Parliamo prima dei livelli, poi torniamo alle medie mobili, perché sono le uniche tre dinamiche che io utilizzo, le tre medie mobili principali, quella a 200 giorni, quella a 52 periodi e quella a 20 a 21 periodi. Costruiamoci i nostri livelli statici. Allora, non so perché è lento. Partiamo dal più evidente, guardate. Allora, parliamo soltanto di questi livelli qui. Vediamo perché io ho piazzato queste aree, che sono livelli statici. Lo vedete questo prezzo 0,87,1? 0,87,1, che storicamente nel corso dei 3 anni precedenti o dei 4 anni precedenti non era stato mai visto, per beccarlo come prezzo importante ho dovuto prendere un grafico addirittura trentennale. Sono dovuto andarmi a riguardare in Intesa San Paolo che cosa avesse fatto negli anni 80. E negli anni 80... in chiavetta... Intesa San Paolo aveva visto come livello importante proprio l'area 086-087. Si vede poco bene purtroppo perché è un grafico che è fatto sfondo bianco, quindi si vede poco bene. Riuscite a guardare quest'area di importanza fondamentale dove più volte il titolo è andato a fare step? Quell'area lì 082-086 è stata un'area fondamentale per Intesa San Paolo. Da quel livello Intesa San Paolo ha fatto partire un trend di rialzo che è durato un ventennio. Quando ci siamo immessi in un trend di discesa importante, quindi il titolo è tornato su livelli minimi, è andato a richiamare, a ricercarsi proprio quel livello dal quale nel 94-95, una volta rotto, è andato su verso area 2 euro e poi 3 euro. Il primo livello che è andato a testare però il titolo Intesa San Paolo quando è sceso la prima volta nel 2008, se vi ricordate, era area 1,36. Non ricordate questo minimo di Intesa, 1,36? Non è stato un livello toccato a casaccio, area 1,36 erano stati questi minimi qui. Vedete? Questi minimi erano stati già toccati nel passato. Allora, quando il titolo poi nel futuro torna indietro e va al test di livelli importanti, siccome non ci sono trend dinamiche sulle quali appoggiarsi, ma c'è una storia, va a ricercarsi questi livelli. Questo che vale nel passato varrà anche nel futuro. Spiegavo oggi che è difficile costruire delle trend dinamiche sui titoli, perché le trend dinamiche sono sempre a posteriori, non sono mai a priori. Se ci mettessimo tutti quanti a costruire delle trend dinamiche e partissimo da questo punto, per esempio, tutti quanti voi riuscireste a tracciare queste trend, ma soltanto una volta avuto il trend, e quindi a posteriori. Le trend che piazzate in precedenza, faccio un esempio lampante, guardate questa trend, se io dovessi partire da qua, la traccerei qua, giusto? Se dovessi partire da qua, la traccerei qua. Allora,
giusto? E sarebbe corretta come trend. Ma siccome quando parto da qua io questo futuro non lo conosco, come la posso costruire questa trend? La posso costruire dopo. Allora dopo mi può dare una visione di ciò che il titolo può fare nel caso di rottura di trend. Ma nel frattempo il titolo magari avrà raggiunto dei livelli che io non ho visionato se non con dei livelli statici, con dei prezzi statici. E i prezzi statici sono sempre quelli che il titolo va a ricercarsi quando scende. Una cosa importante, che c'è da dire anche, è che quando si fa un'analisi del mercato, e quindi anche dei titoli dello stesso, perché io preferisco i titoli importanti tipo Intesa Generali? Perché posso fare un'analisi legata anche al nostro indice. Se infatti voi prendete il titolo Intesa San Paolo e gli sovrapponete l'indice nostro, vedrete che è sovrapponibile, e se cancelliamo Intesa San Paolo nell'indice stesso, voi non riuscite, sovrapponendo i due grafici, a capire qual è l'uno e qual è l'altro. È importante questo qui, perché significa che l'uno segue l'altro. In questo caso ovviamente il titolo segue l'indice. Quindi cosa significa? Che se io ho un supporto importante sull'indice, è chiaro che lo stesso supporto coinciderà con il nostro titolo. Prendiamo ad esempio il nostro indice. E facciamo un'analisi rapportandola al nostro titolo, Intesa San Paolo. Ovviamente lo facciamo con lo stesso time frame. Poi parleremo anche dei time frame e della loro importanza. Perché non mi dà il grafico? Qualche problema sui grafici. Vediamo se con questo. Eh sì ragazzi, c'è qualche problema sui grafici. Ok, guardate il nostro indice. Allora, questo è il nostro indice fino al 2012, d'accordo? Ed è un day 2 anni, d'accordo? Prendiamo Intesa San Paolo e prendiamo lo stesso periodo su Intesa San Paolo. Deve essere questo. Allora, questo è il periodo che va dal gennaio 2011, se non leggo male, all'ottobre 2012. Vediamo se ho preso lo stesso periodo. Gennaio 2011, ottobre 2012. Allora, guardate come i grafici sono sovrapponibili. Lo vedete questa? Vedete questa zona qui? Questa zona è quella che sto visionando su Intesa San Paolo. Guardate. Vedete come c'è la discesa, la ripresa, la discesa sui minimi? Discesa, ripresa, discesa sui minimi e risalita? Vedete come disegna lo stesso andamento grafico? Allora io ho non soltanto come indicatore il nostro indice, adesso speriamo che si riprendano i grafici da qui così si vedono meglio in real time, ma anche sui nostri titoli. Perché io, dicevo prima, faccio soltanto Enel, faccio Eni, faccio Generali, Intesa San Paolo? Perché quando mi danno un segnale questi titoli, che sono titoli importanti, di maggiore capitalizzazione sul mercato, lo stesso segnale più o meno lo ritrovo anche sull'indice, soprattutto sui titoli importanti come Intesa San Paolo e Generali. Quando infatti per la prima volta Intesa San Paolo rompe la fascia dell'1,65, anche il nostro indice ha rotto allo stesso modo la fascia dei 18.100 punti, che era stata una fascia che per più volte l'aveva respinto.
e quindi poi sei messo in un trend positivo. Allo stesso modo, Intesa San Paolo, una volta che ha rotto la fascia dell'1,65, si è messo in un trend positivo e è andato verso i target ambiziosi che erano 1,85-1,89, che penso a breve raggiungeremo. Quindi ho due elementi principali da poter analizzare, su cui poter fare delle analisi e quindi su cui poter fare il buon trading: i titoli e gli indici. Analizzando il mercato con le nostre trend, osserviamo come i prezzi che io vado a tracciare per formarmi le mie trend sono prezzi sensibili di mercato. Adesso li sto tracciando tutte gialle queste trend qua, ma in effetti quando io vado, avete visto che sui miei grafici ci sono le trend sia rosse che gialle, sono di importanza differente, sono prezzi di importanza differente. Per esempio, area 1,65, che è questa zona qua, che nel passato è stata vista per più volte e che poi nel futuro è diventato un livello importante. Vedete quanto è sensibile? Vedete questo prezzo qui come corrisponde a questi livelli? Allora, guardate cosa ha fatto qua Intesa San Paolo. È scesa da questi livelli e è andato su 1,65. Ok? Lasciamo stare, poi analizzeremo le altre sopra. Qua c'è un'altra di trend, ma è rossa. Poi che cosa ha fatto Intesa? Dopo il rimbalzo tecnico è andata giù, è andata ancora al test di 1,65. Allora poi è ritornata di nuovo su, verso quest'altro livello che è 1,90, 1,88, 1,90. Quando è tornata di nuovo giù, è andata al test di nuovo di 1,65. Poi è rientrata di nuovo nel range 1,90 e di nuovo testa 1,65. Quando 1,65 è stato bloccato al ribasso, vedete che qua è andato un pochettino giù? Cosa vi ho detto stamattina? E anche quando succede che nell'intraday il titolo torna indietro, torna giù e rompe il livello di supporto, anche se poi il giorno dopo o il giorno stesso ritorna su, quel livello è stato rotto e il giorno successivo o i giorni successivi il titolo va giù a cercarsi un nuovo livello suo di supporto. E infatti cosa ha fatto qui Intesa? Ha rotto al ribasso il livello 1,65 facendo magari 1,64, adesso se volete lo analizziamo. Il giorno dopo è andato di nuovo su, vedete? 1,67 avrà fatto, 1,66,5, vedete questo livello qui? Poi però, ovviamente, è tornato subito immediatamente indietro ed è andato giù, perché ormai quel livello lo aveva rotto. Quando in fase successiva è andato di nuovo al test del livello e non è riuscito più a violarlo, vedete? Vedete che non è riuscito a violarlo di nuovo? Ha fatto magari 1,66 e è tornato indietro però. Allora cosa è successo? Che di nuovo è andato giù, è stato respinto. Perché questo è diventato un livello di resistenza. D'accordo? Quando però nella fase successiva il titolo è riuscito a rompere questo livello, siccome nelle precedenti fasi aveva oscillato tra questo range di prezzo, è andato di nuovo a ricercarsi questo range. Avete visto? Allora, andiamo avanti, senza annoiarmi. Il titolo poi cede questo supporto, va giù eccetera, e arriva sui minimi del 1986. Io ho lanciato un segnale operativo chiarissimo su classi NVC al 0,86 su Intesa perché sapevo che questo livello era veramente eclatante e che per Intesa questo livello rappresentava un livello dal quale non poteva che esserci un setup di rialzo importantissimo. Infatti così fu. Addirittura su Class sorridendo dissi: se avessi 4-5 case le venderei per acquistare Intesa qui a 0,86, perché era un livello troppo fondamentale. Allora che cosa fa Intesa San Paolo? Da questo livello tanto fondamentale ha un rimbalzo tecnico importante che la porta a fare il 100% di rialzo. E dove va con questo 100% di rialzo? A ricercarsi quello che era stato un livello chiave dal quale c'era stato per più volte un tentennamento al ribasso quanto al rialzo, ovvero sia questo 1,65. Allora non riesce a superare questo livello, ovviamente nel frattempo ce ne sono di diversi intermedi di livelli, di diversi che non vi ho segnato qua. Sto soltanto facendovi vedere i livelli più importanti, poi parleremo di quelli in mezzo, per le tecniche di trading sono molto importanti quelli nel mezzo, perché ci consentono di adottare un'ottima operatività con le trend statiche, sempre statiche, ma di importanza minore. Prego.
Sì, una domanda, questi livelli li vai sempre a cercare sul grafico giornaliero o su intervalli anche orari? Sì, adesso parliamo proprio dei time frame, perché i time frame saranno tre importanti. Ci sarà il time frame più importante, che è quello un day 3 anni, o un day max, che significa un'analisi dettagliata, temporale, a 10 anni nel nostro titolo. Guardate, Gunn sosteneva che per poter analizzare meglio i mercati, così come i titoli, dobbiamo andare lunghi nel tempo come visione. Non possiamo adoperare un grafico di breve periodo, perché per un grafico di breve periodo avremo un'analisi di brevissimo periodo da poter fare. Io conosco persone che fanno un'analisi con un grafico a 5 minuti, ma come fai? Non esiste, ma nemmeno a 15. Allora, intanto parti da un day e ti analizzi il mercato long term e capisci più o meno l'andamento del mercato nel medio e nel lungo periodo, perché te lo dice, la visione grafica è chiara, la borsa è molto semplice. Poi da quel grafico un day 3 anni, un day max, abbassi il time frame 15 minuti 6 mesi. Questo ti permette di fare un'analisi grafica per un trading operativo che va oltre l'intraday, che magari può essere una settimana o un mese. Dopodiché puoi fare anche un buon trading intraday, introducendo un time frame inferiore e quindi inserendo 5 minuti in un mese, ma dopo che tu però parti dal time frame più elevato e capisci già dove il mercato può andare a parare. Perché se io ho fatto un'analisi di mercato e capisco che ho rotto una resistenza importante in testa San Paolo, dove 65 non può che andare a 1,78, non posso pensare di aprire una posizione short a 1,69, ma 1,78 io su un grafico a 5 minuti un mese o 15 minuti 6 mesi non ce l'ho. Ce l'ho se guardo il grafico long term. Allora è per questo che io devo guardare il grafico long term, per non aprire posizioni short sul titolo che invece rotto quel livello può andare a 1,78. Capite come deve essere il ragionamento? È lo stesso discorso che voi dovete fare anche sull'indice. Quando l'indice vi dice guarda che io ho rotto 18.000, me ne vado veloce veloce a 19, che è un livello comunque psicologico, ma il target era 19,5, ma guarda che me ne vado veloce a 19, è chiaro che se ti dice così e tu non puoi aprire una posizione short a 18,150. Te l'ha detto che abbiamo rotto 18, è stato un 3. Per esempio, una cosa che dovrete fare spesso è guardare i grafici non come linee di tendenza dinamiche, quindi come come posso spiegare, una specie di grafico di ciclicità. Osservate i grafici come se fossero come se questi prezzi e questi livelli di prezzo fossero dei piccoli rettangoli. Visualizzate i grafici come se tutti questi livelli di prezzo fossero dei piccoli rettangoli, perché lo sono. Ricordatevi che il mercato non sale a rotta di collo, scende a rotta di collo, c'ha sempre dei livelli sui quali si poggia e sui quali c'è l'imbalzo, c'ha sempre dei livelli di prezzo sensibili, delle fasce di prezzo sensibili. Allora, quando io vengo a verificare che sul grafico long term mi si è rotto 1,65 come livello e di conseguenza il mio indice mi dice guarda che anch'io ho rotto 18.000, siccome la borsa vi parla, ve lo dice, allora è inutile intestardirsi con operazioni short, perché sappiamo già il target. Si possono fare operazioni short intraday? Sì, anche veloci, certamente, ma il target una volta rotti questi livelli è già raggiunto. Stavo dicendo prima che quando il livello 1,65 non viene bucato al ribasso, il titolo torna giù. E a parte i livelli intermedi, qual è stato il prezzo più importante che aveva visto? 0,86. Dove va il titolo? Torna a 0,86. E ci torna. Nel futuro prova di nuovo il test. Qui non ci riesce. E va su un livello intermedio. Poi lo analizzeremo questo livello. La seconda volta si avvicina, fa 1,63. E non ci riesce e torna indietro. Quando però la terza volta cincischia ma buca al rialzo 1,65, lo fa addirittura con un gap e poi va su. Vabbè, qua lasciamo stare, qua è stato il caso Berlusconi, se vi ricordate, che ha inficiato nel breve il mercato. Quando il venerdì abbiamo lasciato la borsa, ci siamo ritrovati con il lunedì con una fase di crisi di mercato
che ovviamente poteva anche essere preventivata, e io l'avevo scritto su un forum che pensavo che il governo potesse cadere nel breve, e pensavo che nonostante la caduta del governo e quindi un impatto nel breve sul mercato, lo stesso dopo la caduta il mercato sarebbe comunque tornato a target, e i target che io avevo segnalato ad aprile 2013 erano 19,6. Che cosa voglio dirvi con questo? Che il mercato non segue situazioni macro, non segue banche d'affari che dicono di comprare o di vendere un titolo e perché lo dicono loro quel titolo fa quello che dicono loro. No, il titolo fa quello che dicono loro in quella giornata, dopodiché continua a seguire il suo trend, continua a seguire il suo trend. Non guardate mai, mai i, come si chiamano, i report, non mi veniva a mente, stanchezza, i report delle banche d'affari, perché li perdete. L'altro giorno ho fatto vedere su Facebook, agli amici di Facebook, un report su Finmeccanica, meraviglioso. Allora, report su, allora, il report si va su due basi, una base grafica e una base fondamentale. Non hai altre cose per fare un report. Se sei una banca d'affari seria, guardi un grafico, guardi il fondamentale e dici dove può arrivare il titolo. Allora, su Finmeccanica, poi se volete prendo questo specchietto che è meraviglioso, che quotava 5 euro, c'erano 7 report diversi, ma non erano diversi di poco, c'erano 3 o 4 operatori che davano target a ribasso con area 2,90, 3,20, e 3 o 4 operatori che davano target a rialzo con area 7,80, 8 euro. Cioè, ma come fai su uno stesso grafico e su uno stesso fondamentale a dare target una a 3 e una a 8? Ma voi siete fuori di testa. Allora, non esistono report, non esistono target, non esistono, non esiste niente, è tutta fuffa. Non, cioè, vengono, mi piacerebbe lavorare per questa gente qui, perché si alzano la mattina, sparano una, usate il termine volgare, e vengono pagati per questo genere di cose, è straordinario, è bellissimo. In realtà il titolo segue il grafico, segue gli eventi suoi interni, perché ovviamente se succede che un titolo dà un downgrade su se stesso perché va male la trimestrale, logicamente non possono esserci acquisti su quel titolo lì, ma è logico aspettarsi dei ribassi, così come se dà degli utili o delle performance importanti, a parte che oggi la borsa anticipa tutto perché già sanno tutto, quindi voi vedete spesso che i titoli vanno a rialzo e dopo esce la trimestrale forte, no? Perché? Perché ovviamente chissà, le mani importanti, forti, acquistano prima, logico, è inutile nasconderselo, esistono queste cose, no? Ecco. Ora quello che segue il titolo è l'andamento del grafico, non gli interessa di nient'altro. Mi ricordo eclatante fu, la ricordo sempre perché era meravigliosa, mi pare 2008. 2008 Goldman Sachs è fantastica. Goldman Sachs, adesso magari cambia la strategia dopo che facciamo queste dichiarazioni, ma Goldman Sachs ogni volta che dice una cosa bisogna fare il contrario. Fiat 9 euro quotato 2008 febbraio, target mi pare 11, una follia, il mercato era in forte ribasso, questi da 9 sparano 11, ci ha messo 3 mesi ad andare a 3 euro, 3 mesi, cioè come fai? In un momento di crisi finanziaria forte, i mercati in discesa, tu solo perché sei dentro il Fiat spari target a 11, ma tu, cioè, ma non esistono queste cose qua, non esistono. Chiuse virgolette, torniamo a noi. Allora, quando il mercato sale poi va a ricercarsi di nuovo questo prezzo che è la fascia 1,65, quando lo rompe al rialzo 1,65, siccome per più e più tempo ci ha provato a rompere questo livello e non ci è riuscito, una volta che lo supera ovviamente va subito a cercarsi i target più alti che erano 1,78 e poi 1,85. Quando torna indietro ovviamente il mercato fa esattamente quello che finora aveva fatto al ribasso, cioè mi spiego, se 1,78 che è questo prezzo, che sono questi prezzi intermedi, vedete, questi prezzi qua, questo, allora qua stiamo analizzando un grafico long term, quindi non si vede bene, io adesso ve lo setto così lo vedete meglio, guardate. Allora qua si vede bene 1,65, giusto?
riuscite? Questo è il 1,85 che segnalavo sul forum. Questo è il 1,72 di cui vi ho parlato prima. E all'interno ci sta anche un 1,78, se dovete mettere sicuramente un grafico un po' più lungo per vederlo. Da qua. Dovrebbe essere questo. Allora, questo prezzo qui, che è un prezzo minimo sul grafico, ricordiamoci che stiamo su un grafico, un day max, quindi ogni spike di ribasso è fondamentale. Non stiamo parlando di un grafico 5 minuti, un mese, per cui questo spike non ha nessun senso. Questo spike qua invece è importantissimo per il nostro titolo, e ovviamente assume maggiore importanza se da quel prezzo il titolo ha avuto una reazione altrettanto importante. Quindi, come si tracciano i livelli di supporto e di resistenza statica? Si tracciano anche in relazione a quanto quel livello, parlo di livello, vedete, non di prezzo, perché può essere 1,78, 1,78,5, 1,77,8, non ha importanza i 4-5 tick, perché sappiamo che da 1,78, se regge aria 1,78, poi c'ha 1,85, quindi 1,78, anche se lo compra 1,78,4 o 1,77,8, non ha importanza, perché so che questa fascia di prezzo qui mi porta a 1,85. Viceversa, se rompe 1,78 al ribasso, devo guardare la fascia 1,75 prima e poi 1,72. All'interno quindi di queste trend line gialle, quindi maggiormente importanti, che sono, si relazionano ai prezzi più importanti che il titolo nel tempo ha visto, ci sono delle fasce di prezzo intermedie che io segnalerò, indicherò con delle trend statiche rosse. Cosa significa? Relativamente importanti, che mi serviranno però per il mio trading di breve. Quindi io non ho soltanto la possibilità di fare trading di medio e sapere già dove vado a parare quando si rompe una resistenza o un supporto, ma anche trading di medio, perché la borsa non è che sale a rotta di collo o scende a rotta di collo, c'è sempre dei livelli su cui si poggia. Quindi rotto 1,65, come dicevo, essendo stata la prima volta dopo diversi anni che aveva rotto con 1,75, 1,65, il primo livello che si andava a ricercare era proprio la fascia 1,78, e così è stato. Quando è tornato indietro si è andata a ricercare 1,65. Quindi guardate sempre questi livelli. Sotto 1,65 c'era 1,55,5 ed è stato quello che il titolo, 1,51,5, chiedo scusa. 1,48. Adesso vado a memoria. 1,48 è stato importantissimo pure. Guardate, lo vedete questo prezzo? Questo prezzo è 1,48-1,49, vedete, in questa fascia di prezzo il titolo ha avuto una reazione negativa ed è andato giù, poi è andato al test di nuovo, qua, anziché di essere 1,49,5 sarà 1,49,4, 1,49,5, quant'è? 1,48,9, anziché di essere 1,49,4, 1,48,9, cosa fa? Va a questo test, al rialzo, non riesce a bucarlo e va giù. Quando poi il titolo è tornato di nuovo al test di questo livello e lo rompe al rialzo, va di nuovo su. Quindi sono i livelli statici i livelli più importanti e non quelli dinamici, ricordatevelo sempre, perché i livelli dinamici non sono settabili se non a posteriori. E i time frame. I time frame, vi ho detto prima, maggiore la lunghezza di durata del time frame, maggiore la visione grafica che si può avere sul titolo e quindi l'ottica di lungo periodo. Per cui se noi mettiamo un time frame 15 minuti, 6 mesi, sappiamo soltanto il trading range che il titolo ha fatto in questi 6 mesi. Potremmo fare un ottimo trading di breve periodo, ma giustamente, chiaramente, non avremo un grafico di lungo periodo che ci dice, che ci orienta verso strategie di più lungo periodo. Il grafico di più lungo periodo sarà quello che noi setteremo, un day, almeno 3 anni, almeno. Maggiore il time frame, ripeto, maggiore il periodo temporale, migliori sono le occasioni per poter visionare, ovviamente, dove il trend può andare a parare, dove il mercato può arrivare.
la difficoltà di fare un'analisi di mercato è enorme, perché non bisogna soltanto osservare il proprio mercato e i titoli che fanno parte e che compongono il paniere di quel mercato, ma bisogna anche analizzare i mercati esteri, che comunque influenzano nel bene o nel male l'andamento di trend dei nostri titoli e quindi del nostro indice. Era evidente però che in questi mesi non poteva esserci un'influenza negativa sul nostro indice, anche se l'America fosse scesa, perché noi venivamo da un quinquennio di trend nettamente negativo. E siccome c'è stata la svolta tecnica quando abbiamo rotto i 18.000, non saremmo stati influenzati neanche da un'America che scendeva, e ve lo ha dimostrato infatti che l'indice americano è andato al test di 14.775. A proposito, 14.775 era stato segnalato come un livello importante per me, sempre statico, potete guardarlo, e ho detto se da lì rimbalza fa da molla e torna a 15.5, e infatti così è stato, ha fatto la molla e era da 15.5, ed è un supporto statico, non è un dinamico. Abbiamo avuto un piccolo battibecco amichevole con un ragazzo del caro amico di Facebook che diceva è stata rotta una trend dinamica importante sul Dow Jones, adesso rotta 14.8, adesso il Dow Jones crolla. Ho detto no, attenzione, perché questo livello 14.730, 14.770 è un livello statico importante, non esiste la trend dinamica. Se su questo livello c'è un rimbalzo tecnico, il rimbalzo tecnico sarà così importante che siccome la fascia di prezzi è stata 15.5 e 14.750, da quel livello si va di nuovo verso 15.5. E attenzione perché addirittura farà da molla. Infatti è stato così. Volevo farvi notare invece come sul DAX la struttura tecnica evidenzia scenari di probabile salita verso area 9.200. Naturalmente se qualcuno... Prova. Non va. Allora, stavo dicendo, quando si analizza un indice, un titolo, qualunque strumento finanziario, la cosa importante è fissarsi i propri livelli di supporto e di resistenza. È da lì che poi parte l'analisi sull'indice. Allora, abbiamo visto che per esempio questo livello qui, che è un clamoroso livello statico, lo vedete che è un livello statico, 8.005, guardate, test giù, test bucato poco, ma poi è andato giù. Io qui per esempio sarei entrato long, con stop sul livello, e quindi non avrei preso nessun, cioè avrei preso un minimo di perdita tra virgolette. Quindi torna giù, di nuovo test, non ce la fa e torna giù. Ovviamente il terzo test è stato importante, tanto importante che poi il titolo è andato giù. Di nuovo test, non ce la fa, giù, test, giù, test, giù. Poi fa test di nuovo e ce la fa e rompe. E allora questo che cosa diventa? Un supporto. Sempre statico, stiamo parlando di livelli statici. Lo vedete dove è andato a parare quando il titolo è andato giù, prima di fare un rimbalzo tecnico importante? Qua, che corrisponderà poi a un livello che qua ha visto, vedete? E che qua di nuovo ha visto per due volte. Guardate, stiamo parlando di un grafico un day, un anno. Quindi questi livelli sono importanti. Una volta rotto questo livello, addirittura con un gap, è andato su. E cosa si è andato a ricercare? 8.005. Di nuovo giù. E dove va? Sul test della statica. Perché prima era stata una statica, adesso qua nel passato, se volete poi andiamo a guardarlo bene, vedrete che questo livello che è 8.100 è un livello importante, uno statico importante anche per il passato. Quindi torna giù e dove va? Sullo statico. Boom, non ci riesce, ancora non ci riesce. Test, non ci riesce, va su, una volta che rompe il livello diventa supporto. Allora che cosa fa nei giorni successivi?
ha detto il mercato, torna a ripetere, il mercato parla, parla, ve lo dice lui. Allora che cosa ha detto qua? Beh, ora l'ho rotto, ha detto. Però sai che faccio? Torna un attimino a vedere se mi sta bene il suo supporto. E torna a vedere il supporto. E vede che dal supporto rimbalza. Poi ci prova di nuovo. E a quel punto, una volta che rimbalza forte da questo supporto qui, va su. Stavo dicendo che è sempre molto difficile analizzare indici, titoli, qualunque strumento che rompa i massimi storici, perché a quel punto viene complicatissimo riuscire ad individuare un target. L'unico strumento utile sono le figure che all'interno del movimento si possono formare e che ci possono dare ovviamente poi dei target al rialzo. E stamattina abbiamo visto che qui si erano formati si era formato un probabile, una probabile flag, che però non è confortata dai volumi, e l'unico strumento utile che mi può dare un target in questo momento al rialzo verso l'area 9002 potrebbe essere GAN, ovviamente studiato in maniera tra virgolette light, perché non ho massimi da cui prenderlo. Dovrei, allora, come funziona GAN? GAN funziona così, si parte, ve lo spiego in breve, si parte o da massimi relativi o da minimi relativi di periodo di analisi. Da quei massimi relativi o minimi relativi si traccia un quadrato, che è il quadrato di GAN, può essere anche un rettangolo, ovviamente dipende dal grafico. Allora qui dovrei tracciare un rettangolo che va da questi minimi relativi a questo livello massimo relativo che il GAN mi segnala, ma è molto difficile, molto complicato spiegarlo. Comunque, nel breve, GAN mi segnalava 9002, e 9002 è una fascia di prezzo che in effetti, se analizzo questa figura grafica con un pattern grafico quale potrebbe essere la pennant, la flag, quindi la bandiera, posso visionare che questa può essere presa come l'asta della flag, e all'uscita della stessa con volumi il mercato ripercorrerà questa asta a rialzo, e quindi il target me lo porta anche verso 9.200. Due quindi elementi di conforto: il primo elemento di conforto fatto da GAN che mi segnala l'area 9.200, e il secondo elemento di conforto che mi segnala la costruzione di questa probabile flag, target a 9.200. Di conseguenza abbiamo i certificates che vengono ad essere ad ausiliarci, a metterci a proprio agio, soprattutto se si hanno portafogli piccoli su cui si possono strutturare bellissimi movimenti. Lascio la parola a Nevia che ci spiega come. Grazie Biagio, io racconto un pochino di Levantista, poi ridò la parola un attimo al collega di Banco Posta che ci racconta, perché in questo momento abbiamo una promozione in corso con loro, e poi ripasso la parola a Biagio che ha ancora, tra l'altro stanno arrivando delle domande sui forum se vuoi leggerle, perché sono tutte per te. E dovete sapere che, non so se lo sapete, siamo live su Finanza Online oggi. Eccoci qua. Allora, io mi chiamo Nelia Gregorini, sono presidente Paribas Corporation Trading, mi occupo di certificati di investimento e in particolare oggi qui voglio parlare di Levafissa. Perché Levafissa, cosa c'entrano con l'analisi tecnica? Beh, allora, in realtà voi potreste utilizzare molti dei segnali che dà Viaggio Milano proprio per, operare con i nostri strumenti. I Levafissa consentono di replicare la performance degli indici sottostanti con una leva del più 5 o del meno 5. I nostri Levafissa, diciamo, a differenza rispetto a quelli della nostra concorrenza, utilizzano come sottostante non degli indici sintetici, ma direttamente i future, quindi future quotati sulle borse ufficiali, IDEM o Eurex. Sono accessibili a tutti perché è possibile acquistare anche solo un certificate, quindi voi sapete che il prezzo di emissione sono 100 euro. I Levafissa vengono quotati su borsa italiana, sul mercato Sedex, quindi con una garanzia di liquidità data da BNP Paribas, che è il market maker.
Come sapete che la quotazione su borsa non è una garanzia, perché borsa, come dicevo anche stamattina, dà anche delle regole, dei limiti in termini di spread, in termini di presenza del market maker sui book. Vi dicevo, la nostra caratteristica rispetto ai concorrenti è quella di avere come sottostanti i future. Allora, questa è la nostra gamma di prodotti. Noi abbiamo FTSE MIB, DAX e Eurostox, sia al rialzo che al ribasso. Guardate come faccio? Eccolo qua. La nostra caratteristica quindi è avere, diciamo, come sottostanti future, in particolare per quanto riguarda il nostro leva fissa sul FTSE MIB utilizziamo i future quotati sul Medium. Per quanto invece riguarda il leva fissa sul DAX e lo Stox utilizziamo i future quotati su Eurex. Se voi andate a vedervi in Europa, il mercato delle leva fisse, in particolare il mercato tedesco, che è quello più sviluppato, quello più grosso, vedrete che l'85% degli scambi sui leva fissa ha come sottostante dei future. Perché? Perché i future sono garanzia di trasparenza e di liquidità, e dato che gli investitori tedeschi hanno un mercato fortemente competitivo, si sono orientati verso, diciamo, dei prodotti più competitivi. Allora, qual è il vantaggio di utilizzare dei future nel dettaglio? Allora, intanto potete controllare in qualche momento la loro quotazione dai principali info provider. Sono dati ufficiali, sono su Bloomberg, su Reuters, sono molto liquidi. I future incorporano i dividendi, quindi non c'è un problema nel momento in cui c'è lo stacco del dividendo, il prezzo anche delle leva fissa è molto trasparente. Voi sapete che le leva fissa hanno una durata di 5 anni, mentre i future hanno una durata molto più breve. Noi prendiamo sempre il future con una scadenza più vicina, quindi 3 mesi, e ogni 3 mesi facciamo un roll, quindi passiamo dal future che sta per scadere a quello successivo. Questo roll viene fatto 3 giorni prima della scadenza, proprio per essere più prudenti e minimizzare al massimo possibili frizioni di mercato. Comunque sia, i costi a carico dell'investitore per questo tipo di roll sono zero. In corrispondenza di ogni rollover, ogni volta che cambiamo il future, diamo comunicazione al mercato, quindi mettiamo una comunicazione che tra l'altro pubblichiamo anche sul nostro sito, così vi potete sempre sapere qual è il future che fa da sottostante a leva fissa. Per che cosa possono essere utilizzati leva fissa? Allora, o li potete utilizzare per strategie, diciamo, di trading di breve periodo, quindi utilizzate per ampliare, per moltiplicare per 5 a rialzo o a ribasso le vostre performance sugli indici, oppure potete utilizzarli con strategie di copertura. Quello che io osservo sul mercato, quantomeno sui nostri prodotti, è che i long vengono utilizzati molto per, diciamo, una speculazione di breve periodo, se vogliamo chiamarla così, mentre gli short vedo che vengono tenuti nei portafogli per periodi molto lunghi, vengono utilizzati come strategie di copertura. Tra l'altro è interessante, ho scoperto ultimamente che ci sono anche degli istituzionali che utilizzano questi prodotti all'interno dei loro portafogli proprio con una strategia di copertura. C'è un punto di attenzione nell'eva fissa che volevo portare alla vostra attenzione, appunto, che è il fatto che questi leva sono fissa a livello giornaliero. Cosa significa? Che voi siete sicuri durante la giornata che la leva è 5, ma se decidete di tenere in portafoglio leva fissa per più giorni e volete comunque avere una leva fissa, dovete ribilanciare il vostro portafoglio. Questo è un semplice effetto matematico. Ve lo spiego con un esempio. Ecco. Nella sostanza, la leva fissa fa un restrike a fine giornata, quindi nella giornata la leva è effettivamente fissa, quindi vedete al giorno 1 noi partiamo da un indice che quota 100,
se al giorno 1 la performance è più 0,50%, questa performance verrà moltiplicata per 5 e quindi il mio leva fissa avrà a fine giornata una quotazione di 102,5. Se però vado a vedermi le 5, questo è vero per ogni singola seduta di negoziazione, se però vado a vedere e a confrontare la performance dell'indice sottostante delle 5 sedute di negoziazione rispetto alla performance dell'eva fissa, scopro che non è 5,29% moltiplicato per 5, proprio per questo effetto che vi dicevo, no? La leva è fissa solo nel giornaliero. Ora, questo effetto, che in genere si chiama compounding effect, è semplicemente un effetto matematico, può darmi sia a favore che a sfavore. In questo caso mi è andato a favore, tendenzialmente mi va a favore quando il mercato si muove nella stessa direzione, ma mi potrebbe anche andare a sfavore. Vediamo un esempio dove mi va a sfavore. Eccolo qua. Quando il mercato fa dei bruschi movimenti, magari un giorno a rialzo, un giorno a ribasso, questa forte erraticità potrebbe andarmi a sfavore. E quindi vedete che in questo caso l'indice ha registrato una performance del meno 3,87%, mentre in leva fissa long fa il meno 20%, quindi non è un 24% quasi come dovrebbe essere. Ok, qualcuno mi chiede qual è la differenza tra in leva fissa e altri prodotti comunemente utilizzati, in particolare rispetto agli ETF. Molti utilizzano gli ETF leveraged o gli short, ad esempio. Allora, ci sono due principali differenze. La prima è che gli ETF possono avere al massimo una leva a rialzo ribasso di 2, mentre le nostre leva arrivano fino a 5. Quindi se volete avere una performance maggiore, questi prodotti vi danno la possibilità di averla. L'altra differenza, ed è importante, sta nella tassazione. Voi sapete che ETF e fondi, ETF in particolare, consentono solo in piccolissima parte il recupero delle minusvalenze. I certificati invece sono considerati redditi diversi e quindi consentono il recupero di eventuali minusvalenze che voi aveste in portafoglio, magari perché avete venduto in perdita delle azioni. E quindi questo sicuramente è un punto importante. Qual è invece la differenza rispetto a mini future o a turbo? Allora, i leva hanno appunto la leva fissa, mentre mini future, turbo, hanno una leva variabile. Quindi potrebbero dargli un boost superiore, però diciamo, bisogna seguirli molto attentamente perché la leva potrebbe anche crescere e arrivare al livello di stop loss, cioè quello in cui diciamo, in qualche modo si finisce la vita e vi dà un piccolo rimborso nel caso del mini future, o zero nel caso del turbo. Rispetto invece ad altri contratti derivati, beh, lo sapete, non è necessario versare dei margini di garanzia, la perdita massima è limitata al capitale investito in leva fissa, quindi diciamo sono meno rischiosi, sono più facili da gestire da un certo punto di vista. Questa è la formula, che è molto semplice, che è alla base di leva fissa, quindi non è altro che il prezzo della leva fissa è dato dalla leva, quindi più 5 o meno 5, moltiplicata per la performance del future. Il future vedete che è calcolato, cioè nel denominatore c'è il future del giorno prima, che è quel famoso restrike di cui vi parlavo, cioè viene fatta una fotografia alle 17.30 di qual è il valore del future in quel momento e da quella fotografia viene fatto il ricalcolo nel giorno successivo. Adesso vi faccio vedere esattamente qual è la fotografia che viene presa, perché non è una fotografia a casaccio. Per il FTSE MIB, per quanto riguarda il leva fissa sul FTSE MIB, viene preso il valore del primo contratto future dopo il 17.30. Per quanto invece riguarda il leva fissa su DAX o Eurostox, viene preso il daily settlement price, che è una media dei 5 prezzi tra il 17.29 e il 17.30 su Eurex, naturalmente. Quindi sono tutti prezzi ufficiali che vengono pubblicati in maniera ufficiale.
Questo, diciamo, ne abbiamo già parlato, c'è sicuramente un vantaggio fiscale in questi prodotti, cioè la possibilità di recuperare le minusvalenze. Questo, diciamo, è più un caso di scuola, però vi fa capire come voi non potete perdere più del capitale investito. Allora, c'è un meccanismo all'interno di questi prodotti per cui se diciamo, l'indice dovesse avere il calo superiore al 18%, è più un caso di scuola che non un caso reale, spero, diciamo, il meccanismo si riaggiusta, ci sarebbe un automatico riaggiustamento, verrebbero bloccate le quotazioni, ci sarebbe un ulteriore strike durante la giornata, quindi un fenomeno del tutto eccezionale. Se volete maggiori informazioni sull'leva fissa, vi invito a guardare il nostro sito, si chiama prodottidiborsa.com, è il sito migliore dei certificati, sinceramente è vero, quindi controllatelo. Ci sono non solo i prezzi in tempo reale dei nostri prodotti, ma ci sono anche i prezzi del mercato in tempo reale, del mercato azionario italiano e di quelli esteri, è veramente diciamo, interessante. C'è anche analisi tecnica, quindi analisti come Viaggio Milano fanno per noi un'analisi tecnica tutti i giorni, è gratis tra l'altro, su FTSE MIB, DAX e Eurostox. Se volete la potete anche ricevere gratuitamente nella vostra casa di posta, basta iscriversi alla nostra newsletter o qua presso il nostro desk, si chiama Borsa in diretta. Ecco qua vedete la nuova sezione delle quotazioni in tempo reale. Vi volevo fare vedere come ha performato nella realtà il nostro leva fissa su FTSE MIB e su DAX. Allora, qui il grafico parte da giugno semplicemente perché noi abbiamo lanciato i prodotti a maggio. Allora, voi vedete che il FTSE MIB ha registrato una performance del 12%, il leva fissa di BNP su FTSE ha registrato una performance di quasi il 60%. Quindi effettivamente in questo caso effettivamente, diciamo, non si vedrebbe il compounding effect, effettivamente ha moltiplicato per 5 le performance, ma vi faccio vedere ad esempio un caso in cui questo non è vero, che è quello del DAX. Il DAX ha registrato una performance dell'8,42%, ecco qua lo vedete bene il compounding effect, cioè visto che il DAX ha avuto una forte erraticità, la performance non è più 40%, come vi potreste aspettare, ma invece è più 30%. Adesso, se non avete domande, io sono comunque qui, lascerei un attimo la parola, prima di dare la parola a Biagio, al mio collega di Banco Posta, Cristoforo, che vi racconta un pochino della promozione che abbiamo in corso con Banco Posta. Grazie mille a tutto il suo team, questa opportunità che ci deve parlare di questa iniziativa che abbiamo intrapreso insieme da aprile sui certificati emessi da Cryptovaluta e quando sono stati lanciati, come ha detto Nega, nella pista, questa iniziativa è andata ovviamente anche a questo argomento, le poste italiane, del Banco Posta che ci occupiamo principalmente dei prodotti di investimento. Abbiamo lanciato a giugno 2011 la nostra piattaforma di trading online, potete vedere il nostro stack che naturalmente è proprio qui di fronte. Allora, brevemente, prima di dare la parola a Viaggio Milano, l'iniziativa è iniziata all'aprile, nella dicembre 2013, ed è molto semplice. Noi diamo la possibilità a tutti i nostri clienti che negoziano l'acquisto in vendita i certificati emessi da BNP sulla base di un database che vedremo che è sempre aggiornato in base a quelli che sono più diciamo, commercialmente interessanti per i clienti da BNP. Aggiriamo la commissione ovviamente al cliente per importi superiori a 2.000 euro. Le caratteristiche dell'iniziativa sono molto semplici. Le famiglie di certificati che copriamo sono quelle elencate, quindi prima volta le da fissa, ma poi anche bonus cap, bonus pass, terra,
molte altre. E per tutte le informazioni Benpe ha predisposto un sito che adesso andremo a vedere. Molto ben strutturato. Dico che questa è la prima iniziativa che noi facciamo in questa tipologia di aggiornamento delle commissioni e abbiamo avuto il piacere di farlo con Benpe Paribas, che come diceva Nelia ha molta cura per un'informativa di qualità, un'informazione dal punto di vista dell'education, perché noi siamo interessati a dare risalto a conoscenza dei prodotti. Noi siamo un distributore puro, quindi non abbiamo interesse nel fatto che i prodotti vengano acquistati e ottenuti in portafoglio, ma abbiamo interesse a questi prodotti, come altri prodotti, per esempio il PS, su quali abbiamo parlato recentemente in un'iniziativa simile, siano conosciuti e soprattutto che i nostri clienti abbiano l'opportunità di conoscere, di informarsi, di essere sempre resi diciamo ben informati sul prodotto. Per questo abbiamo, insieme a Benpe Paribas, abbiamo realizzato questo sito dove potrete vedere tutte le informazioni in tempo reale della pista. Vedete qui i prezzi in venivo libera della pista long e short su DAX, dello stock su funzionamento. Ovviamente ci sta una pagina in cui le promozioni, le caratteristiche che abbiamo visto poco fa, e c'è una pagina di ricerca guidata che è molto utile per conoscere tutti i prodotti. Per esempio possiamo inserire sul sottostante il periodo di investimento, aspettativa, non c'è un rialzo, per esempio mettiamo tutte le caratteristiche e avremo filtrati i prodotti che rispondono alle nostre esigenze. Cliccando sul singolo prodotto si apre una scheda prodotto molto dettagliata che riporta un grafico, tutta la documentazione relativa al prodotto, una brochure relativa, i prezzi sia del prodotto, come possiamo vedere, sia del sottostante in tempo reale, insomma tutto quello che c'è da sapere sul prodotto. Oltre alla singola documentazione per il prodotto, adesso si accetta una brochure specifica, in cui proprio c'è un livello di accuratezza molto elevato, qualità di informazione mostrata. C'è anche una pagina di approfondimenti sulle specifiche famiglie di prodotto, quindi una sezione dedicata alla fissa, una sezione dedicata ai bonus step, una sezione dedicata agli ICR. Ecco, è tutto molto semplice, il sito è raggiungibile, come dicevamo, raggiungibile a questo indirizzo www.costa.it/lending/20-certifico-commissioni-0 e per tutte le informazioni relative al trading online Macoposta, la nostra piattaforma, potete venire allo stand e visitare questo sito www.costa.it/lending/trading online Macoposta. Torniamo velocemente alla pagina del sito. Per una volta selezionato il certificato, diciamo caso che siamo interessati a un data fissa long, possiamo selezionare il certificato, entrare, se voi siete già clienti per prendere la Macoposta, un credito online Macoposta, oppure attivando il conto, aprendo un deposito titoli e sottoscrivendo il contratto di servizio di investimento, entrare nel credito online Macoposta. Adesso che abbiamo fatto bloccati,
andare nella pagina sentite del Covered World, selezionare la ricerca avanzata e inserire l'ISO. A questo punto si accede alla dispositiva e si può selezionare l'acquisto, piuttosto che la vendita andiamo ad acquistare. Ovviamente adesso io non sono logato perché questa è una strong authentication molto molto strong, quindi. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, con la parola a Biagio Milano, e ringrazio ancora Tim di Bonte, Mary, e vi invito a venire al nostro stand se volete approfondire le caratteristiche della nostra piattaforma e tutte le nostre iniziative che riprendiamo con la nostra analisi. C'era qualcuno che aveva posto delle domande sul nostro indice e su ciò che pensavo. Allora, la mia idea, vediamo se si sono ripresi i grafici. Se funziona. Ecco, adesso funziona. Allora, la mia idea di fondo è che il mercato possa continuare nella sua fase di rialzo almeno fino a un target in area 21.2. Questo me lo dice non soltanto un'analisi fatta in lungo periodo, però da qui a fine anno è molto molto difficile. Più che altro credo che questo target price possa essere raggiunto con un tempo molto minore rispetto al raggiungimento degli attuali 19.5 nel corso del 2014. E se guardo da un punto di vista grafico diversi titoli, alla rottura di questo livello che è area 19.5 per il nostro indice, 19.5-19.6, e diverse aree fondamentali per i titoli, quindi ve li dico pure, osservate attentamente UniCredit alla rottura di 5.70, 5.68, 5.70 per UniCredit rappresenterà un'area di setup importantissima, quindi a quel punto i target sono molto ambiziosi, area 7 euro, ricordiamoci che UniCredit pur non avendo dei grossi fondamentali, perché ha delle sofferenze importanti, comunque a livello grafico e tecnico ha ancora molti spazi di salita, e potrebbe arrivare in area 7 euro, addirittura nel tempo 12 euro, questo è il mio target finale per UniCredit. Quindi attenzione alla rottura, ripeto, di 5.68-5.70. Cambia proprio completamente lo scenario. Attenzione a dubbi, area 5.25-5.35, in questa fascia la rottura di questo livello porterà nell'arco di poche settimane UBI in area 6, è talmente importante che ha fatto test per più volte UBI, non c'è riuscita in quel livello lì. Per Intesa San Paolo il livello chiave è rappresentato dall'area 1.95, 1.92, 1.95 con target ambiziosi verso i 2.43. Ricordatevi che tutto è un sincrono, tutto. Se l'indice rompe 19.6 e va verso i 21.2, anche i nostri bancari, i nostri assicurativi faranno altrettanto. Quindi ci ritroveremo con una generale che rotti 17.40-50 andrà verso l'area dei 19.20, così come appunto l'indice andrà verso i 21.200 punti. La nostra buona generale andrà verso i 19.20, come ho detto, Intesa verso i 2.40 e così via. Mi aspetto nel breve un ritracciamento, lo scrivevo qualche giorno fa sul forum, due giorni fa sul forum, un ritracciamento di circa 600 punti, così è stato dal target price di 19.5 segnalato 6 mesi fa, siamo andati adesso a 18.8 più o meno, quindi ci siamo fatti 18.50, ci siamo fatti giusti 600 punti che segnalavo. La fascia che non deve lasciare il nostro indice
per non segnalare debolezze di breve è 18.750, quindi ricordatevi 18.750 non deve essere lasciato perché nel breve può dare debolezza all'indice. Al rialzo avrete come fasce importanti l'area 19.650 fondamentale, 20.000 è il primo livello chiave, ma 20.000 è solo psicologico. Ricordatevi sempre che i numeri pari sono psicologici. Quando si arriva a 19 l'indice un po' prende profitto, magari va 100-200 punti sotto, non perché 19.000 sia magari una resistenza statica importante, ma perché è un livello psicologico chiaro. Ancora di più chiave è l'area 20.000, 20.000 è un livello chiave, ma la vera resistenza non è 20.000, in realtà guardare il grafico è 25.50. Ripeto, target conclusivo 21.2, questo entro il 2014, lo farà con un periodo temporale molto più spalmato quindi rispetto a questi sei mesi in cui ci siamo visti questa velocità di fuga del mercato. Che cosa mi dà questo target? Analizziamo l'indice velocemente e vediamo cosa mi dà questo target. Poi vi lascio a delle domande, se volete porre delle domande, sono a vostra disposizione. Allora, per essere molto molto rapidi, la vedete questa fascia di congestione? Questa fascia di congestione 15-18 è una fascia di congestione di 3.000 punti. Allora ragioniamo semplici. Io avevo un target price con GAN che mi dava target a fine ottobre 2013 in area 19.5. Il primo livello, che è un rettangolo in rottura, va a guardare, perché questo è un rettangolo di congestione. Il primo livello che è un rettangolo in rottura va a guardare è la metà del rettangolo stesso. La metà di 3.000 punti sono 1.500 punti. Lotti 18 e 100 si va a 19.5. 18 più 1.500, 19.5. Area segnalata dalla rottura del rettangolo e da GAN. Ma come sappiamo il rettangolo trasla la sua ampiezza verso l'alto, quindi il prossimo target saranno 3.000 punti all'interno di questo precedente trading range, e 3.000 punti da 18.000 mi porta a 21.2, d'accordo? Non 21 ma 21.2. perché 21.2? Perché a 21.2 c'è una linea di supporto, quindi adesso resistenza statica molto molto importante, quindi il target price per il 2014 è previsto verso quel livello. Un'altra cosa di educational che stamattina ho detto: non guardate mai atteggiamenti di macroeconomia perché vi ingannano. Ho riferito ad amici che sostenevano giustamente che in questo momento le imprese sono in grandi difficoltà e quindi non si spiegavano perché la borsa fosse salita, che succedeva uguale e contrario la stessa cosa nel 2008. Nel 2008 le nostre imprese erano sane, avevamo un rapporto deficit-PIL molto più basso rispetto a quello attuale, il debito pubblico era 1.880 miliardi e avevamo un PIL all'1,3%, quindi eravamo in una fascia non di crescita ma comunque di sostentamento economico, eppure i mercati hanno cominciato a barcollare e a crollare. Tutti si chiedevano perché. La stessa domanda, uguale e contraria, se la fanno oggi. Dice, ma come, il mercato sale? Il mercato non segue le politiche macroeconomiche, le anticipa, perché è la finanza che fa il mercato, la macroeconomia, non il contrario. Ricordatevelo sempre. Detto questo, il target resta 21.2. Quindi attenzione a questi livelli sui titoli segnalati, e adesso lascio a voi delle domande, se volete porre delle domande sono qui per rispondervi. L'intervento di questa mattina quando analizzavo un attimo il DAX, sì. Diceva che il target vede come target a 9.200, sì. Circa un 3% sopra il valore attuale. Sì, stessa cosa che si può prendere per esempio in considerazione sull'indice Dow Jones, sull'indice Dow Jones. Che potrebbe arrivare sui massimi, quindi doppio massimo il target sul DAX a 9.200. Allora le chiedo, vedendo il target sull'Italia a 21.200 e un target sulla Germania a 9.200, non ritiene che ci sia troppo differenziale fra i mercati? No, i mercati si sono separati tra virgolette già 2 anni e mezzo fa.
Le vicende grafiche ed economiche, macroeconomiche, microeconomiche dell'America e del DAX sono completamente distanti dalla nostra situazione. La stessa domanda mi è stata posta ad aprile, quando mi dissero: ma sei pazzo a dire che noi arriviamo a 19,5, che l'America sta sui massimi, e se l'America crolla? Non funziona così, perché alla fine trovano sempre il modo di creare, per far muovere il mercato che ha da correre, di creare un trading range per gli indici che hanno viaggiato molto, impedendogli di fatto un crollo, fino a che non si verifica una ricopertura di quello che è stato un movimento esageratamente improntato al ribasso per alcuni indici. Quando si recupera quel gap, allora poi i mercati andranno in sincrono, solo allora però. Infatti, fateci caso, quello che vale per gli indici vale anche per i titoli, e fateci caso, l'ho detto anche stamattina, ciò che sta succedendo sui bancari in questi mesi, no? E io con tanti colleghi esimi e carissimi a cui voglio bene, ho molto spesso litigato perché dicevano: ma non comprate il bancario. Io dicevo: no, comprate solo il bancario, se l'indice deve arrivare lì, comprate solo il bancario. Allora, cosa è successo in questo periodo? Che i nostri titoli industriali, meno male, hanno fermato la loro corsa, tranne qualcuno che ovviamente aveva rimasto molto indietro, no? E quindi ha trovato modo, con questo andamento positivo del mercato, di salire. Quindi gli industriali che avevano corso prima hanno rallentato la loro corsa, non hanno trovato modo di spingersi al ribasso, perché il trend era favorevole a, comunque, ad un mantenimento dei prezzi, diciamo così. Ma se voi guardate Luxottica, Luxottica adesso sta facendo un trading range, potrebbe essere abbastanza pericoloso, e attenzione a Luxottica, perché ha creato un supporto statico importante con questo trading range. Se la buca al ribasso scende, si prende una bella botta. Ma detto ciò, come si può notare quello che ho detto sull'indice, nel nostro piccolo lo possiamo notare con i titoli. I nostri titoli industriali sono rimasti fermi, favorendo invece, da parte dei fondi comuni, la crescita degli indici, dei titoli bancari o comunque finanziari. Questo capita quando ci deve essere un riequilibrio delle condizioni, un riequilibrio che finora non c'era stato. Adesso il mercato sembra essersi riequilibrato, per questo in questo momento è molto difficile dare un target di breve, perché il mercato ha corso parecchio, quindi il ritracciamento di 6-700 punti che era stato previsto 2 anni fa c'è stato e doveva esserci. Da questi livelli diventa un po' importante e difficile anche capire la prossima situazione nel breve, Ci vengono incontro soltanto i nostri livelli, quindi sappiamo che eventualmente una rottura di 19,650 ci porterà verso i 20.000, poi 25, poi 21,2, viceversa al ribasso in area 18,750 si trova il nostro supporto e lì dovremo prestare attenzione. Ma all'interno di questo trading range sono molte le operazioni che possono essere poste in essere, chiedo scusa per il gioco di parole. Quindi utilizzeremo questo trading range per muoverci, sapendo bene che se apriamo una posizione short a 19,5, 19,6, 19,650, 19,675, riscatta il nostro pericolo, quindi il nostro stop. Viceversa, al ribasso, apriamo posizione long 18,8, 18,830, 8,50, ma attenzione perché 18,750 rappresenta un pericolo, e da lì 18,730, 18,725, stop, fermarsi. Sempre questi rapporti molto ampi tra lo stop e il profit, cioè io mi stoppo, vedete come ragiono, mi stoppo con 100 punti, ma se va bene ne prendo 4-500, addirittura rapporti 4-5-1, non 3, ragionando con i miei livelli di supporto statico. Per esempio, un errore apertamente dichiarato che ho commesso ieri è stato quello di dare ai miei utenti il ribasso preciso, avevamo media a 19,4,35, quindi vicino ai massimi di giornata, ho dato chiusura a 19,2,20, perché dovevo partire, non potevo seguirli, e di conseguenza ho detto prendiamo 200 punti, più di 200 punti con il nostro feed, portiamo a casa 200 punti. In effetti è un errore,
perché quando un livello viene lasciato va a ricercarsi subito l'altro. Il primo livello utile era 19.040 che ha fatto subito e poi è andato a rimbalzare, lasciato 19.040, 18.8. Questo è il ragionamento da fare. Altre domande? Tutto a posto? Chiaro? Poi è una conseguenza della domanda precedente. Potrebbe essere quindi una strategia corretta o con un certificato LEMO, anche con i future, fare un long Italia, short Germania o long stocks, per esempio? Se si raggiungono i livelli citati, assolutamente sì. Io aspetterei sempre i livelli. Per esempio, se prendiamo la Germania, abbiamo visto che come livello importante c'era l'area 9.005 e prima di 9.005 c'è, chiedo scusa, 8.005, prima di 8.005 c'è 8.008. Per esempio si può provare un long da 8.750 a 8.008 con target 9.002 e stop 8.730-8.007. Ecco, quindi io mi prenderei eventualmente 30-40 tick di stop prendendomene 400-350 nel caso in cui vada l'ombra. Sempre questo è il ragionamento da fare, perché so che qui c'è un livello statico importante. Se si rompe al ribasso si va a ricercare area 8.005, vedete? Va qui e ci va. Allora io a quel punto è qua che posso mettere eventualmente una nuova operazione lombra, solo ed esclusivamente qua. Vi faccio vedere com'è e poi chiudiamo. Allora, questo ragazzo che era disperato su Cyber, mi chiedeva un consiglio, aveva sbagliato l'operazione. Allora io, ovviamente in maniera gratuita, mi ha chiesto un consiglio, gli ho detto: guarda, in questo momento è importantissima la tenuta dell'area 15.70-15.50 su Cyber, sotto 15.48 prenderei profitto. Se l'area in questione regge, allora non è difficile vedere target massimi posti al 17. Allora, era il 1 agosto 2013, ore 10.52, guardiamo il grafico di Cyper. 1 agosto è andato al supporto 15.51, vedete? È stato il minimo, non l'ha rotto, non è scattato lo stop per lui. Dopo un mese è andato a 17. Dietro, posso farti una domanda? Certo. Tornando indietro al nostro indice, sì. Tu hai detto che una volta rotti, cioè una volta raggiunti i 19.435 con Giubilì, saltava giù, secondo diciamo, le tue analisi, avevo una fascia, un punto di massimo. Sì, allora avevo una fascia di prezzo che era compresa, sì, tra 19.450 e 19.650. Bravissimo. Sì, sì. Tu non avevo molta precisione qua. Sì, 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 no. La cosa che mi interessa sapere, come hai detto, se va giù il target, l'altro livello è 19.040. Sì. Ecco, vorrei capire, lo puoi illustrare gentilmente? Sì. Allora, perché il 19.040 e non il 19.150? Sì, allora, intanto sì. Allora, intanto soltanto 19.000 perché è psicologico. Sì. Quindi io stoppo un po' prima perché so che all'avvicinarsi dello psicologico, se va giù a cercarselo e lo buca, poi sicuramente va a cercarsi il prezzo sotto. Quindi 19 è psicologico e in evidenza grafica invece la trovi, adesso lo vediamo subito, proprio a 18.7 e 80, 18.8, che credo abbia fatto oggi. Non ho seguito il mercato oggi, ma credo che lo abbia fatto. Allora, adesso ti faccio vedere, guarda. Cioè tu sei partito da 19.450. Allora, 18.780 ha fatto oggi. Io è possibile che ritorni su 18 anche? Ho perso tempo con voi, potevo, scherzo, potevo fare un sacco di soldi. Ti rifarai. Allora, perché ho detto 18.780 ai miei corsisti? Vedete qua quante volte era un prezzo che nel breve era andato a vedere più e più giorni.
Allora, vedete quante volte in queste giornate è andato a test di 18,785? Guardate. Ci sono più candele giornate. Brava, e i minimi sono 18,770, 18,780, i minimi di quelle candele. Io li analizzo a barre e lo preferisco. Sì, quando il mercato scende e cede la fascia 19,5 e va giù, il primo target che va a ricercare è quello che per lui è stato un precedente supporto nel breve. Se poi lascia quel supporto di breve, tu hai un grafico long term che ti dice dove può andare a parare, e vedi subito che c'è l'area 18,550, 5,70, 18,340 e poi 18,040. Allora, perché tu dici, ma perché tu segnali 18,030, 18,040 e non 18,000? La domanda era questa, in una sostanza. No, giusto, il range tra 19,4 e 50 che hai segnalato tu come possibile massimo, sì, è possibile discesa 19,034. Intermedie, c'erano dei livelli che tu avevi calcolato? Pochissimi livelli, anche se c'era una fascia di prezzo importante, l'unico livello utile oltre al 19,000, che era un livello statico, psicologico, ripeto, ma il più importante era quello, c'era soltanto area 19,160, che e nei giorni precedenti era stato un livello dal quale si era andato di nuovo su, più volte toccato. Attenzione, perché questi livelli però sono livelli di breve. Cioè, cosa significa? Quello che vi dicevo prima, no? Abbiamo tre tipi di time frame: 5 minuti un mese, 15 minuti 6 mesi, un day 3 anni. Allora, oppure un day max, quindi 5 anni. Su un day max vedo che il livello più importante è 19,5. È vero che il livello sotto importante è 19 e poi 18,5 e poi 18. Però nel frattempo, per fare trading e quindi per far acquistare i miei soggetti a cui mando i segnali operativi, ovviamente devo fissare livelli anche di breve sul quale posso fare un buon trading. Qual è il livello di breve? Sempre statico, mai prezzi a casaccio, livelli che il mercato ha visto. Qui l'ho visto per più e più volte, quindi quando va giù il primo livello prima di rimbalzare che si va a cercare proprio quello, e non cercandolo, si va a cercare quello e poi ti rimbalza. Infatti è andato qui, 18,785, e adesso ci troviamo qui, siamo in rimbalzo. Sì. Questo è 18, questo è qui, quello che ti segnalavo prima, 18,000 qualcosa, eccolo qua. Lo vedi? Non segnalo a casaccio, ma io me li ricordo a memoria, però giusto, preciso. Se il mercato va giù, il primo livello utile è proprio questo, 18,355, e poi vale 18,000, 18,040. Allora, mentre al ribasso, quindi partendo dal 19,5 al ribasso, io mi guardo la fascia 19,015, 18,985, quindi questi piccoli 20 tick, prima di dire la fascia 19 abbandonata e si va giù, io mi guardo 20-30 tick. Perché me li guardo? Perché può esserci un inganno iniziale e poi lassù. Me li guardo perché comunque, se poi viene rotto e fa 18,975, io sono sicuro che anche se rimbalza, poi torna al mio livello. Passa un giorno, due, ma torna al mio livello. Al rialzo invece, quando vado a fare un'operazione long, io devo guardare uno spazio più ampio dopo i 19,000 e quindi guardo 19,030, 19,040 per essere certo che quella fascia è rotta, e posso dire 19 rotto, 19,040 confermato, allora si va verso 19,350, quello che cavolo, 19,5, eccetera. Okay. Grazie a tutti, grazie.